Salve a tutti ragazzi, sono Andrea, con me c'è Alberto e benvenuti in questa nuova puntata della Ultimate Space Colonization. Oggi andremo a lanciare il primo estrattore per Minmus. Andiamo a vedere, l'ho realizzato io, quindi è una sorta di cosa strana, perché io faccio roba strana. Allora, si chiama tipo Delta V Extractor, no, non era questo, ma era, oddio. E credo sia quello. Adesso devo rivederlo perché non lo so. Ok, notando le dimensioni, credo. No, ok, questo è quello grande di Moon. Ok, sicuramente non l'ho portato perché mi pare giustissimo, quindi come non l'avevo portato, lo riporto qua, perché io ovviamente faccio i video e mi dimentico di portare la roba. E si chiamava Minmus Extractor, mi sembrava giusto. Quindi, ed eccolo apparire misteriosamente, tipo qui. Utilizza sempre un Delta 4, quello fatto da Alberto, perché personalmente mi sono innamorato, quindi tutte le cose che andranno verso Moon e Minmus utilizzerò su Delta 4. E praticamente è un estrattore piccolino, ovvero atterra in autonomamente a dei cavi a generatori termoelettrici interni, tanto per mantenere, ma magari adesso che ci sono gli metto un paio di pannelli solari, che gli metto quelli rotondi? Tanto fanno poca corrente. E allora gli metto quelli della Soyuz, così random, no? Allora, vabbè, gli metto quelli grandi a questo punto. Anche se i generatori termoelettrici li ha, però non so se riesce a... Vabbè, può andare bene, si mettono due così. Perché ha la docking port sopra? Perché magari, per Minmus, quando magari andrà ad atterrare una capsula Manned, si attacca là per uno sconosciuto motivo. Quindi ricolleghiamo i pannelli solari, i fairing, non so perché ho detto pannelli solari, e ne approfitto per mettere già il 70 da qua sotto, almeno che così non mi faccio casini. Prima del lancio andiamo a lanciare il nostro Minmus Extractor. Intanto mi scrocchio le dita dato che sono distrutto. Non ho dormito niente stanotte, dovrei essere a dormire ma non dormo. Ok, siamo qui. Come prima cosa andremo ad entrare in orbita di Kerbin e poi vabbè arriveremo su Minmus. Quindi ci prepariamo, lanci 3, 2, 1 e lift off. Lo staging è fatto bene, già è qualcosa, perché di solito faccio un casino con lo staging, quindi... Ok. Tanto continua a notificarmi che c'è disponibile un update per la Kerbal Alarm Clock, e dopo il video farò sto benedetto upgrade, dato che è dell'ira di Dio che me lo chiede e non l'ho mai fatto per motivi sconosciuti. Ok, no, ho aperto il pannello di cheat perché non mi ricordavo se avevo la gravity per service precedenti, non della OSC, dato che Kerbal mette tutto in comune e mi sembrava stesse consumando poco fuel, quindi mi sono un attimo spaventato. Non c'è nulla di attivo, ve lo faccio vedere almeno. Ok, iniziamo il gravity turn.
passo alla visuale mappa, tanto per. Finisce che per un motivo assurdo faccio un rendezvous con la stazione spaziale, tanto ormai li faccio sempre, anche quando devo farli non li faccio, quando non li devo fare li faccio per motivi a me sconosciuti. Adesso ruoto il vettore tanto per l'espulsione dei booster laterali, perché mi piace di più espellerli lateralmente. Noi riportiamo in posizione dritta e fammi finire il gravity turn, perché sennò superiamo già l'orbita, anzi dovrei già averla extra superata, infatti sì, sono 97, wow, vabbè, tanto vale, completo qua, magari abbasso un po'. Inferno Robotics che non c'è, l'attacco che mi segnala quanto cibo rimane, ma il gruzzovoi è tipo l'ira di Dio, gruzzovoi all'ira di Dio di cibo, anche se non gli serve. Ok, adesso siamo pronti a attivare il fuel, intanto staccare i decaper e avviare il tutto. Abbassiamo ancora un po', dato che è ancora un po' troppo alta. Ok, 79, possiamo anche continuare. Sto a 52, quindi ancora no. 63, 6, 7, 8, 9. 70 contro 84 può andare bene, quindi settiamo a Minmus, che è tipo qua, non so perché sono andato distante, e andiamo a fare una manovra un po' ritardata qua, possibilmente non voglio, ecco, non lo sapevo, mi settava la stazione come, no, ok, va bene, devo andare qua, poi me la sposto e va a cagare. Allora, Nomun, via dalle palle. Ok, ha un incanto, era anche una buona periasso, quindi va bene. 25 minuti 36 secondi di burn. Adesso devo tipo beccare l'incanto che è qua. Io ho visto il caricamento, mo finisce che ho seriamente un encounter con, ok, finisce che per un motivo vado addosso alla IKSS così in modo random. 2, 1, ok, sì, sarei già dovuto partire, ma va bene. Ok,
usare l'orbita come UA, entra in counter con Minmus, poi viene qualcosa di schifoso e non fa vedere tipo la di un altro colore, qualcosa di orrendo. Fare le cose con precisione millimetrica. Fare tutto molto preciso. Tanto non servono a nulla sia RCS, quindi tanto vale sprecarli. Perfetto. Questa è una precisione millimetrica. Ok, la periapsis di Minmus è leggermente variata, ma la precisione è quella. Poi si sistema tutto. Magari un quick save, perché tanto si sa. E boh, Minmus. Prima entrare in orbita, poi faccio le prove. Tra l'altro è un'orbita anche abbastanza buona rispetto a... Ehi, ciao Minus. No, è un po' troppo poco. Magari becco in pieno periapsis di un assolto, qualcosa del genere, però io prendo in pieno il monte. Allora, aumentiamo un po'. Ci lasciate perdere la corrente che va e non va, perché è un mezzo bug. Tanto è cascata cascato qualcosa di là. Non sia cascato nessuno, perché se è cascato qualcuno la vedo brutta. Ok, che dice il beh, ci provo a atterrare direttamente qua dato che ci sto. Sì, perché tanto È Minmus. abbastanza piatto, sì. Sì, non è né troppo né poco. Quindi è una delle zone più centrali e con maggior chetano. Insieme a questa qua che è una tipo un botto. Questa qua ne ha 265.000. Tanto Minmus si sa, si atterra tipo ovunque con pochissimo, quindi te, tac. Allora. Sì, anzi, wow, è molto piatta rispetto alle zone del cazzo che trovo io. Quindi, ui, sì, va bene. Però devo stare attento a... No, sì, non ce la faccio. Tanto già si sono caricate le rocce. Che faccio? Stacco già questa? Tanto qua il fio ce l'ho. Adesso io ho messo quattro piccoli propulsori, tanto per ridurre leggermente, sono quelli piccoli e per piccoli spostamenti. E poi c'è anche quello grande, vabbè, che adesso è attivo, giusto? Queste parti qua, questo e questo, fanno parte della mod della Soyuz. Sì, ho messo queste proprio dove non c'entra un cazzo, però vabbè, perché erano belle, quindi abbiamo deciso di mettere, cioè ho deciso di costruirlo con questo qua perché mi piaceva. Ok, sì, atterro preciso dove c'è chetano. Tanto mi fischiano le orecchie, non so il perché. Ma la temperatura su Minmus è abbastanza... Cioè, fa solamente... Cioè, 0 gradi. Cioè, si sta anche abbastanza benino con cappotto su Minmus. Vabbè, lasciando perdere che non c'è atmosfera e che... Bah.
Ok, meno 25 gradi. Ok, era tipo qualcosa di strano che è accaduto in modo random. È esploso lì intanto. Che fa molto freddo. Non si sa. Ah, perché lì c'era Kerbin che illuminava, quindi devo fare un test quando Kerbin è tipo. Cioè no, Kerbin, Kerbol. Mi confondo stamattina, sono confuso. E ok, ci siamo quasi. Il primo atterraggio di qualche cosa sono un merda quanto è inclinato. Vabbè, in caso riparo. No, anzi, qui si appiattisce un po'. Equilibrio. Spostarmi, no, non ce l'ho fatta. Perché neanche è un RCS, è un SIS questo, perché per motivi di spazio non sono riuscito a metterlo. Ok, mo ce l'ho fatta. Spegni il motore dalla parte da cui non si è rivolto. Sì, infatti devo tipo spegnerlo qua. Ok, devo ripartire da zero. E tipo è un po' un problema perché le montagne di Minmus fanno schifo. E per questo, tra l'altro, avrei dovuto mettere un SIS. Me ne rendo conto solo ora. Magari si ferma. No, 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 no. Mio Dio. Non è ok, è esploso il pannello solare. Alt F9 e Minmus. Ok. No, devo un attimo vedere. Sì, poi alla fine avrei dovuto mettere più hotkey sicuramente. Vabbè, tanto adesso sto qua su Minmus. Ah, ok, già sto andando su Minmus. Oh, devo rifare tipo tutto. Wow. Vabbè, non ci vuole molto. Magari tanto già so che è arrivato là su Minmus. Freno diretto e riesco ad atterrare. Odio le zone montuose di Minmus, ufficialmente. Perfetto, rallento qua e atterro lì. Perfetto. Ci riuscirò entro oggi, ci riuscirò. Aspettare che vada solo, no? No, troppo mainstream. Se no devo atterrare tipo qui. Però vabbè, oh, tentare non nuoce, ma male che va. Aspetto come hai detto te. In basso a destra c'è l'angolo della pianura. Dove? Vabbè, mo adesso sto atterrando qua. Aspetta, perché qua forse è un po' meglio. Qua forse è un po' più pianeggiante. Sì. È tipo prima della montagna, qualcosa del genere. Stacco, detach, accensione.
sì, adesso ci riesco. Adesso ne vado per certo. La prossima volta metterò un SIS perché mi sono dimenticato di metterlo, quindi magari per grazia divina riusciamo ad atterrare. Ah, eccola, ho le surface, che mancava, vediamo un po'. Ok. Pronto all'atterraggio, magari sto giro mi dice meglio. Intanto è esploso tutto lì. Wow, lol. Migliaia di detriti schizzano verso l'orbita perché Lì chiaramente. sono tutte le robe glitchate. Sì, me ne sono tipo 15.000 generatori termoelettrici. Oh. Ok. Il bello di sto coso è che è abbastanza potente per tipo rallentare SpaceX style, quindi io più. Sempre un po' collinare è, però. Intanto LOL! Quanto mi piace vedere tipo i migliaia di migliaia di detriti. Adesso quando era Alberto ti ricordi tipo quella cosa strana che era successa? Che non so se era in video. No, non era off-air. Ce l'ho fatta! Sì! Allora, e adesso per questione di è un po' strano, devo aprire gli estrattori, intanto fammi aprire il pannello solare perché magari so cazzi miei se non lo apro. E poi dovrò far scendere le gambe d'atterraggio perché non penso ci arrivi, perché non mi ricordo se era tipo per questione. No, forse ci arriva invece, ma adesso non mi ricordo se dovevo chiudere le zampe d'atterraggio per fare intanto esplosioni random. C'era un'altra? Sì, e tipo per sì, 2 mm non toccava terra, quindi sarò costretto a ritrarre le gambe d'atterraggio, tanto fortunatamente si tiene in salto, quindi. Ok, sì, è un po' tipo strano questo estrattore, ovvero per tipo questioni millimetriche se si avvia, sì, ok. E devi tipo stare sul motore, ma fortunatamente il motore è resistente, quindi yuppie per me. È tipo l'estrattore più scomodo che esista al mondo, però l'abbiamo dovuto fare, cioè l'ho dovuto fare, quindi mi ricordavo di averlo sistemato, ma no, non l'ho sistemato, quindi yuppidu. Adesso e vediamo se mi regge l'energia, perché non so se magari, anche se penso intanto esplosioni random in background, tipo esplosione, boom boom, detto fai boom. Non fa boom. Ha fatto boom adesso. Intanto guardate quante palline e poi come sono messe in cerchio. LOL. Generazione procedurale di palline random su Minmus. Perfetto. E sta estraendo un bel po' di chetano, quindi tipo 3,75. Quando sarà finita in automatico ritrarrò sulle gambe, le gambe d'atterraggio. Tanto qui tipo è pieno di chetano, quindi ci faccio notte. E un saluto a tutti dal team di Kerbal Italia, da Andrea. Ciao! E Alberto.